Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Zenari, che rimane nunzio apostolico nell'amata e martoriata Siria. Primo della lista è uno dei nomi più significativi dei nuovi cardinali annunciati da Papa Francesco. Mario Zenari, 70 anni, nato a Villafranca di Verona, è il coraggioso nunzio apostolico in Siria, premiato con la berretta rossa anche per aver scelto di restare accanto alla popolazione siriana sotto le bombe. Prima di essere capo della rappresentanza della Santa Sede in Siria, Zenari ha ricoperto numerosi incarichi diplomatici anche all'ONU. Inoltre è stato nunzio apostolico in Costa d'Avorio, Niger e Burkina Faso, in Sri Lanka dal 2004 al 30 dicembre 2008. Da quel giorno in Siria, dove ha avuto la capacità di dialogare sia con il presidente Assad che con l'opposizione. Attore insieme ai jihadisti del Califfato Nero di una guerra brutale e sanguinosa che non risparmia niente e nessuno. Ascoltiamo il commento del nuovo cardinale in un'intervista inedita che ci ha rilasciato pochi giorni fa di un conflitto che ha ucciso anche il diritto umanitario internazionale. In questi anni, in una maniera molto molto grossa, così è stato leso il diritto umanitario internazionale. La gente non ne può più. E qua mi riferisco anche a Ban Ki-moon, che più di una volta ha detto qui. E le parti in causa hanno oltrepassato, ma in una maniera molto 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 vistosa, queste regole, soprattutto il diritto umanitario internazionale. Non si può utilizzare per esempio l'arma della fame o altre armi, l'arma della sete per esempio, anche ad Aleppo è stata usata anche questa, no? La chiusura delle forniture d'acqua, la chiusura dell'accesso del cibo, dei medicinali, ecco, qui non si può accettare questo, insomma.